Allora, volentieri porto il saluto a questo convegno che credo si avvia ad essere un appuntamento fisso, almeno questo era nelle intenzioni di quando abbiamo lavorato per la prima edizione, che segna fra l'altro la sinergia tra il mondo dell'oncologia toscana, rappresentato da ISPRO, e l'Agenzia Regionale di Sanità. Credo che negli ultimi periodi abbiamo fatto un grande lavoro di avvicinamento e di integrazione di queste due istituzioni. Poi l'emergenza Covid ha sicuramente cambiato un po' la nostra agenda, ma la volontà di questa forte integrazione tra ISPRO, la rete oncologica e l'Agenzia Regionale di Sanità, penso sia da confermare e segni la volontà di ragionare in termini di governance, avendo a disposizione numeri, considerazioni congiunte. Non potevamo non parlare in questa edizione di pandemia. Sicuramente la pressione mediatica che c'è sul Covid ha sicuramente allontanato l'attenzione ai propri problemi di salute di molti cittadini. Si è verificato per un periodo la sospensione degli screening. Sono tutte situazioni che ci fanno vedere in una luce diversa e per alcuni aspetti preoccupante il futuro. È vero che le attività oncologiche sono essenzialmente salvaguardate, ma è vero che per esempio ci manca quella quota di diagnosi precoce che viene dagli screening e ci manca anche quella quota di diagnosi non precoce ma solo clinica che viene dall'attenzione ai sintomi. Questo fa prevedere per dopo la pandemia Covid un carico per l'oncologia aumentato sia sul piano della quantità della domanda che purtroppo anche della qualità della domanda. L'esperienza Covid ha però sicuramente accelerato alcune naturali evoluzioni che erano nel percorso oncologico. In maniera emergenziale e con l'obiettivo di continuare a garantire l'assistenza, la presa in carico ai pazienti oncologici anche nella fase pandemica, abbiamo assistito ad alcune innovazioni organizzative che hanno portato la presa in carico di alcuni aspetti del percorso clinico del paziente oncologico a livello territoriale. Ora, io credo che questo sia un grande tema per un futuro normale, cioè penso che la ridefinizione dei percorsi oncologici con a disposizione nuovi setting assistenziali, quali il domicilio, i letti di cura intermedie oppure le strutture del chronic care model, siano un terreno sul quale ci dovremo modificare. L'ultima considerazione è che la rete ha sicuramente un valore aggiunto in questo processo di trasformazione del percorso oncologico, perché la rete consente per definizione di avere una visione di governance che coinvolge tutti gli attori che hanno a che fare con la presa in carico del paziente oncologico. In Toscana ci stiamo avviando ad una sperimentazione su questo tema di cui parlerà Tommaso Tanini e ci siamo fatti promotori anche a livello nazionale di un'ampia discussione su questo tema dell'oncologia territoriale e dell'integrazione ospedale-territorio. È chiaro
che per questa operazione avremo bisogno dei colleghi dell'Agenzia Regionale di Sanità, perché si tratta di disegnare scenari, di valutare le sperimentazioni e quindi, come dire, ci diamo oggi un tema per il prossimo anno. Queste sono le cose che mi sentivo di dire. Penso che, come ormai si dice in più sedi, che sicuramente la pandemia Covid passerà. Sarà il vaccino, saranno gli anticorpi monoclonali, saranno le misure di distanziamento sociale, ma il cancro con il suo carico clinico, emotivo e sociale rimarrà e bisogna essere pronti a gestire questa nuova fase. Buon lavoro.